secondo giorno di vaccinazione anti-Covid per gli ultra-ottantenni della provincia di Salerno. Da sabato scorso nei centri vaccinali già operativi è iniziata la vaccinazione agli ultra-ottantenni deambulanti che sono stati convocati in base all'ordine di prenotazione. Per il momento sono i centri vaccinali presenti già negli ospedali ad accogliere la popolazione prenotata e convocata per essere sottoposta a vaccino anti-Covid, che nel caso specifico è quello dell'azienda Pfizer. L'ASL sta organizzando anche le vaccinazioni domiciliari per gli anziani non deambulanti, per i quali è stata immaginata la somministrazione del vaccino Moderna di più facile trasporto a domicilio, ma le cui dosi sono ancora insufficienti rispetto a quelle Pfizer. Il responsabile di Dipartimento di Prevenzione Anti-Covid dell'ASL Salerno, Arcangelo Saggese Tozzi. La campagna veramente è iniziata dal 27 dicembre. Lo scorso fine settimana siamo partiti con la vaccinazione degli ultra-ottantenni. In questo momento, proprio per dare un'accelerazione alla vaccinazione di queste categorie, abbiamo avviato la vaccinazione nei centri vaccinali già attivi, presso le strutture ospedaliere, presso i distretti dove sono funzionanti. A breve potenzieremo queste attività in tutti i distretti e con la prospettiva di riuscire a farla in tutti i comuni. Dopo gli ultra-ottantenni saranno interessate le categorie dei vulnerabili, cioè una lista di persone affette da patologie specifiche individuate da un decreto, un'ordinanza ministeriale, che saranno quelli da interessare subito dopo gli ultra-ottantenni. Ancora successivamente saranno interessate poi per fasce d'età man mano le altre fasce di popolazione. A fianco in parallelo con questo si avvierà nella prossima settimana a breve la vaccinazione del personale scolastico, docente e non docente, col vaccino AstraZeneca, e essendo più flessibile probabilmente potrà essere somministrata non solo nei centri vaccinali già attivi ma anche in situazioni diffuse sul territorio. Noi siamo partiti nell'immediato con gli ultra-ottantenni deambulanti perché a loro verrà somministrato il vaccino Pfizer, che essendo particolarmente di difficile gestione può essere utilizzato solo in luoghi fissi, non si può spostare. Successivamente, appena avremo dosi adeguate di vaccino Moderna e l'altro vaccino mRNA disponibile, con le dosi adeguate di questo vaccino saremo in grado di organizzare anche una campagna domiciliare per gli ultra-ottantenni non deambulanti. Pronta allo start in provincia di Salerno anche la campagna vaccinale AstraZeneca nelle scuole, che prevede di vaccinare docenti ed operatori scolastici dai 18 ai 55 anni prenotati dalle scuole su uno specifico portale. Il portale delle scuole dedicato, su cui i dirigenti scolastici dovranno segnalare i nomi del personale che volontariamente si vuole sottoporre a vaccinazione. Successivamente questo personale darà una conferma di questa adesione e ancora successivamente saranno coinvolti e avvisati per essere vaccinati.